L'armadillo è un pezzo di me e un alter ego e la mia coscienza in qualche modo. In realtà non la coscienza in senso tradizionale, cioè quello che dice di fare le cose giuste. È quello che rappresenta il mio lato un po' più interno, che di solito ho difficoltà a tirare fuori. Cioè, ecco, quello che sento veramente al di là di quello che sarebbe giusto o sbagliato, eccetera. Io l'ho cominciato a disegnare per rendere le tavole un po' più dinamiche, perché erano tutte tavole che erano de me da solo in camera mia, quindi i miei pensieri sarebbero state le didascalie per come io mi immaginavo i fumetti in maniera tradizionale, e invece rappresentare i miei pensieri nella forma di qualcun altro per poter fare dei batte e risposta, campi e controcampi, rendeva la tavola un po' più dinamica. E la scelta dell'armadillo era perché, essendo le cose del mio lato di carattere più chiuso, l'armadillo è l'animale che si richiude su se stesso, è l'animale sociopatico per eccellenza, quindi era quello perfetto per quella cosa. E tira fuori tutte le cose che io di solito mi vergogno a dire, e quindi funzionava per questo per me. Queste cose di fumetti mi continua a sembrare precaria, e nel fumetto lo chiamavo sta cazzata di fumetti perché spesso mi capita che in realtà le altre persone si rivolgano alla roba che faccio in questi termini, ma però co corrisponde anche un pochetto al mio sentire, nel senso che comunque è vero che i fumetti in questo momento a me mi stanno andando un sacco bene, però io no, non ho proprio idea di quando è che la gente si stufa, perché poi i fumetti, coi fumetti si campa soltanto se le cose vanno così. Perché se le cose non vanno macinando a mille, eccetera, i fumetti sono ancora un hobby per ricchi, nel senso che, oppure per qualcuno che lo fa nei ritagli di tempo di un altro lavoro. E quindi io infatti fino a gennaio del 2015, fino a 7-8 mesi fa, io mi sono tenuto comunque i miei paracadute, che erano le ripetizioni ai ragazzini, eccetera. Mo' tutto sommato mi sembrava di avere un pochettino più di sicurezza per poter smettere con le ripetizioni, ma col pensiero che tanto, dopo avere comunque venduto un sacco di libri, eccetera, un sacco di persone di più mi conoscono, e se mi metto a rifare ripetizioni, comunque un sacco di persone diranno: vai, te affido mio figlio, mio fratello piccolo, cose così. Quindi comunque ho un po' questa sicurezza qua, però insomma non è che non so quanto dura la cosa dei fumetti di per sé. Non mi piace l'epiteto generazionale, perché sembra che poi in qualche modo le cose che racconto io, che poi spesso sono cazzate, nel senso sono anche cose superficiali, buffe, eccetera, accollargliele a una generazione significa un po' sminuirla quella generazione, che invece probabilmente cioè, ha anche de delle passioni e degli interessi e delle cose che vanno al di là di quello che io racconto nei fumetti spesso. Quindi per quello mi sta un po' stretta la roba generazionale, ma non perché sta stretta a me, perché penso che stia stretta la generazione mia. Che i miei fumetti parlino la lingua della mia generazione, sì, nel senso che è vero, perché io poi non è che faccio un grosso sforzo per cercare di cambiare il mio linguaggio per qualcun altro, io parlo delle cose che conosco e un sacco di gente ci si riconosce perché magari appunto è cresciuta negli stessi anni o ha condiviso pezzi dello stesso percorso mio. Io ho scritto che nessuno guarisce mai dalla propria infanzia, e no, io in generale non c'ho nessuna voglia, penso che sia impoverirsi, perdersi quella parte là. E l'ho difesa coi denti, e negli anni scorsi anche in maniera, non lo so, c'avevo proprio paura di separarmi da quella cosa. Adesso, tutto sommato, ma penso che parliamo di un mese, che io ho cominciato a pensare che parlare di me e in generale di quelli dell'età mia come pischelli comincia a essere fuori luogo. E quindi dei passettini li sto facendo comunque per andare avanti, però è un processo lungo, penso.
A raccontare il mio dolore a me mi viene molto bene perché sono una persona molto lagnosa. So quello che quando c'ha 37 di febbre piagne per un mese, sta malissimo, portami la minestra, eccetera. Quindi raccontare il mio dolore in generale è una cosa che mi riesce molto bene, mi riesce troppo bene in realtà. E quindi quasi sempre le cose che mi. I fumetti che mi sono. Che mi hanno appassionato di più disegnare, che erano da La profezia di Armadillo, che partiva dalla morte di una mia amica d'infanzia, a Dimentica il mio nome, che parte invece dalla morte di mia nonna, ma in realtà anche Il polpo alla gola, che tutto sommato partiva da un senso di colpa, da qualcosa che mi portava appresso, eccetera. Tutto quello che mi ha di raccontare di solito è dolore. Però, siccome c'ho una parte di me che dice, mazza, sta roba è veramente emo, è un pippone, ma che stai a fare? La gente ti prenderà per il culo per sempre, eccetera. Ci infilo dentro cose buffe per cercare di sdrammatizzare e stemperare quella roba. Il mio lavoro in realtà si basa su quello, cioè raccontare cose tristi, però siccome mi vergogno perché poi penso che la gente penserà che sono un piagnone, allora ci metto cose buffe per compensare e bilanciare. Io faccio questo di base. In realtà il problema, il motivo per cui non parlo quasi mai di storie d'amore, se non delle sfighe adolescenziali o cose simili, è perché la considero una cosa un sacco intima in realtà. E intanto la considero un sacco intima e poi la considero una cosa di due persone, non di me. Quindi quell'asticella là che io decido dove piazzare sulla vita mia, in quel caso andrebbe a invadere appunto la privacy di qualcun altro. Quindi tendo a non raccontarlo perché poi appunto io decido sempre cosa dare in pasto, cosa non dare in pasto al lettore delle cose che mi riguardano. Questa cosa riguarda anche un'altra persona e insomma non mi sembra, cioè, mi sembrerebbe di far invadere una sfera che è proprio riservata a qualcun altro. In realtà pure nel raccontare il rapporto con mia madre ok, io la zigno come una gallina perché è grossa e non gli ho mai chiesto il permesso prima per farlo, però in verità indimentica il mio nome in cui andavo a parlare del suo dolore. In realtà quel libro l'abbiamo scritto, non dico insieme, però c'è stata un G2 prima con mia madre per decidere cosa si poteva raccontare, cosa non si poteva raccontare. Ogni cosa, quando c'erano degli aspetti un po' più intimi del suo dolore, io glieli facevo leggere prima, gli chiedevo se quella cosa in qualche modo la metteva a disagio o no. Quindi in verità anche in quello ci ho avuto un grosso, cioè, l'ho presa proprio con le pinze quel lavoro là. Mo se mi devo mettere pure per ogni storia, per le cose d'amore, a fa con le pinze, divento scemo, quindi non ne parlo. Il blog ha contato tutto, nel senso che senza il blog in questa cosa non sarebbe proprio nata. Il blog è nato perché Maccox, che in quel momento mi stava stampando il libro La profezia dell'armadillo, mi ha detto: sto libro non se lo compra nessuno se nessuno te conosce, quindi apriamo un blog per far vedere almeno che qualcuno sappia chi sei. E io ero contrarissimo a quell'idea perché mi sembrava che il blog era una tristezza, che non avrebbe visto nessuno. E poi quando il blog ha cominciato a macinare, perché poi invece la gente ha cominciato a leggerlo, a condividere le cose sui social network, eccetera, è il blog che ha trainato tutto l'aspetto di vendite e poi è stato pure determinante anche proprio dal punto di vista del mio modo di lavorare, perché il blog c'è una cosa che i libri non ti daranno mai, che è il feedback immediato col lettore, cioè subito la gente ti può rispondere: questa cosa mi ha fatto ridere, questa roba mi ha fatto cagare. In realtà a me il fatto di fare i reportage su internazionale non è una cosa che mi cambia tantissimo rispetto a fare le cose del blog, nel senso che in realtà io non mi sono mai vissuto come reportage, non è che mi sono vissuto questa cosa come adesso vado a fare un tipo di lavoro diverso. Io a Kobane in Siria, in Iraq, ci sono stato in realtà per le passioni della vita mia, nel senso che ci sono stato nell'ambito della campagna di solidarietà di Rojava Calling, dei centri sociali romani, che sono le persone con cui sono cresciuto, e l'idea di andare là non era quella di andare a raccontare una storia, era quella di andare a portare solidarietà a quell'esperienza là e andare a imparare qualcosa da quell'esperienza. Però io mi sono limitato sostanzialmente a raccontare quello che ho visto nella stessa maniera in cui racconto quando vado a fare la spesa.
La differenza grossa di lavoro è che ovviamente quando racconto i fatti miei privati, quando vado a fare la spesa, in qualche modo rispondo solo a me stesso e l'asticella delle cose che voglio raccontare o no la metto io. Qui, proprio perché non sono un reporter, ma in realtà io sono un attivista di quella campagna là, le cose che racconto in qualche modo è importante per me che ci abbiano, non voglio dire il placet che sembra una cosa brutta, ma che siano fatte nell'arco anche nel contesto di quella campagna, eccetera. Quindi per me è importante che i curdi stessi lo leggano prima, che riusciamo, comunque è una guerra quella che c'è lì e la guerra si combatte pure con la comunicazione, quindi in realtà questi reportage sono il frutto di un lavoro molto più collettivo di quello che emerge poi quando uno pensa a questo l'ha scritto Zero Calcare. Ho pensato di scrivere una storia in cui sono io, ci ho provato perché a un certo punto mi ero montato la testa, mo faccio il fumettista vero, scrivo sceneggiature di cose di fantasia, eccetera, e esci dalla merda sta roba. Nel senso che io non sono capace a raccontare cose che non ho vissuto in prima persona. Quindi penso che per il momento, magari farò delle prove in futuro quando ci avrò il tempo di fare delle prove, ma per ora mi tengo sulle cose che conosco. Il mio nome Zero Calcare in realtà l'ho scelto nel 2000 addirittura, credo, per litigare su un sito di controinformazione che si chiamava Indymedia, dove poi c'erano i commenti e dove la gente spesso litigava su questioni che ormai sembrano lontanissime, tutte bianche sì, tutte bianche no, prima del G8 di Genova, eccetera. E io l'unica cosa che ti richiedeva era un nickname, in quel momento c'era la pubblicità del detersivo e il ferro da stiro, quella roba là, e io avevo scelto quello lì. Poi in realtà me lo sono portato appresso, mai avrei pensato che poi un giorno avrei dovuto presentarmi alle persone dicendo, chiamandomi Zero Calcare. In realtà è stato anche fortunato perché se lo ricorda un sacco di gente, tutto sommato, come nome. Certo, mi fa sempre fare un po' la parte del coglione, però comunque alla fine va bene anche così.